Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca Baruni, sono dottorando di storia dell'arte presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e oggi, nel contesto dell'Opera del Mese, andrò a parlare di un dipinto estremamente affascinante custodito all'interno della Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia. Non si tratta di un dipinto originale di Raffaello, Raffaello appunto è il pittore dell'anno, siamo nel 2020 che celebra il cinquecentenario della morte. Ma si tratta di un dipinto estremamente affascinante perché è una copia antica da un originale dipinto di Raffaello, che a sua volta è uno dei casi più affascinanti e misteriosi all'interno della produzione appunto del grande pittore Urbinate. Visto che in questo periodo i musei sono chiusi, inizio mostrando una fotografia della sala dove il dipinto è esposto, qui siamo appunto all'interno della Pinacoteca di Brescia. E vediamo sulla parete di fondo un autentico Raffaello, un grande capolavoro, il Cristo Redentore del 1503-4, un capolavoro giovanile di Raffaello. Il dipinto di cui però andiamo a occuparci oggi è quello sulla parete sinistra ed è appunto la Madonna dei Garofani. Lo guardiamo un pochino più da vicino, notiamo subito la presenza di un'importante cornice neoclassica di primo Ottocento. Ed è subito importante mettere in chiaro che si tratta di un dipinto estremamente piccolo, un'opera per devozione privata, eseguito a olio, dipinto su tavola, e il dipinto replica in maniera estremamente fedele l'opera che poi è stata riconosciuta non molto tempo fa come originale, che si trova invece alla National Gallery di Londra e che qui vediamo all'interno di questa foto che permette anche di ricostruire le dimensioni molto contenute del dipinto. Il motivo per cui è interessante e importante andare ad analizzare la versione di Brescia, che appunto è una copia antica, quindi eseguita da un autore anonimo a partire dall'originale di Raffaello, è che del dipinto di Raffaello, dell'originale, sappiamo estremamente poco, nonostante si tratti di uno dei dipinti più chiacchierati e contestati degli ultimi anni. Qui vediamo i due dipinti affrontati, a sinistra su sfondo rosso il dipinto originale, datato tra il 1506 e il 1508 e custodito appunto alla National Gallery di Londra, sulla destra invece la versione di Brescia, copia da Raffaello, anche questo datato all'incirca tra il 1520 e il 1530, quindi subito dopo la morte di Raffaello. O più probabilmente possiamo essere più tranquilli, più sicuri se ipotizziamo una datazione al XVI secolo, quindi nel corso del Cinquecento. Come capita spesso con le copie, vedete che i margini nella versione di Brescia sulla destra sono stati leggermente ampliati per dare più respiro all'immagine. A parte per questo piccolo dettaglio, la versione di destra replica in maniera fedele, in tutto e per tutto e nelle stesse dimensioni, il dipinto originale che abbiamo sulla sinistra. E per capire un po' meglio la vicenda del dipinto bresciano, dobbiamo ovviamente risalire alla sua prima fonte, e cioè l'autografo della National Gallery. Come tutte le favole, come tutte le storie, anche la storia del dipinto di Londra, inizia con un castello, in questo caso il castello di Alnwick Castle in Inghilterra, dimora dei duchi di Northumberland. Si tratta di un luogo di grande bellezza e che tutti noi probabilmente abbiamo visto almeno, se non di persona, almeno sullo schermo, una decina di volte. È diventato infatti estremamente famoso perché si tratta della principale location all'interno della quale è stata girata, la celebre saga cinematografica di Harry Potter. All'interno appunto di questo castello, dove risiedono tuttora i duchi di Northumberland, all'inizio del 1991, uno studioso inglese, Nicholas Penny, curatore della National Gallery di Londra, trovò quasi casualmente un dipinto antico che inizialmente ritenne essere una copia di un originale dipinto perduto di Raffaello. La Madonna dei Garofani, infatti, la composizione che vedete sulla sinistra, era stata nota fino a quel momento soltanto da delle copie antiche, quella di Brescia, appunto, ma anche incisioni, disegni e scarse testimonianze. L'originale era perduto. Portando però il dipinto nel laboratorio di restauro della National Gallery, dopo che i restauratori ebbero fatto il loro dovere, si accorsero che questa versione che vedete qui sulla sinistra era probabilmente l'originale. Aveva infatti una qualità eccezionalmente alta, era in ottimo stato di conservazione e, confrontato ad altri dipinti autografi di Raffaello, la sua tenuta, diciamo, era tale
da indurre appunto Nicola Spenni a ritenere di aver effettivamente ritrovato l'originale perduto del dipinto di Raffaello. Nel 1992, in un articolo che uscì su quella che è la più importante rivista internazionale di storia dell'arte, Burlington Magazine, di cui qui vedete due pagine, Penny scrisse un articolo dedicato appunto alla ri riscoperta della Madonna dei Garofani di Raffaello, all'interno della quale ne stabiliva la provenienza, che non era ovviamente inglese, ma ancora una volta italiana, e che permetteva appunto di sapere che il dipinto era arrivato ad Alnwick Castle verso il 1853, quando era stato comprato a Roma dall'antenato dell'attuale duca presso il collezionista romano Giovanni Battista Camuccini. Questo nome è un nome molto importante all'interno della storia dell'arte italiana di età neoclassica. Giovanni Battista era infatti rispettivamente figlio e nipote dei due personaggi che vediamo qui sullo schermo. A sinistra il pittore accademico di San Luca e figura estremamente importante, Vincenzo Camuccini, a destra il suo fratello maggiore Pietro Camuccini, restauratore e diremmo oggi mercante d'arte. Bisogna tenere presente che questi due fratelli rappresentano nella Roma di primo 800 i due lati della medaglia di chi si occupava all'epoca di dipinti antichi. Da un lato vediamo, e lo vediamo anche in questo ritratto così aulico, così rappresentativo, così elegante, vediamo una figura pubblica. Il celebre pittore corteggiato dai grandi d'Europa, membro e poi principe dell'Accademia di San Luca, studioso di antichità e anche studioso di restauro e di conservazione, fu tra le altre cose un pioniere nella conservazione delle opere d'arte. Sulla destra invece vediamo il suo risvolto privato, per così dire, il fratello Pietro, restauratore appunto, ma anche mercante e potremmo dire oggi trafficante di opere d'arte, nel senso che poi tutti questi dipinti che provenivano dalle collezioni romane e che venivano successivamente portati all'estero, non sempre venivano ovviamente spostati in maniera del tutto lecita. Quindi si tratta di due fratelli che in un certo senso tenevano dentro tutte quelle che potevano essere gli interessi relativi al collezionismo e alla produzione di oggetti artistici nella Roma e nell'Italia del primo quarto dell'Ottocento. Perché è importante fare questa precisazione? Sappiamo che nella collezione di Vincenzo Camuccini, che a sua volta aveva ereditato dal fratello Pietro, che era morto qualche anno prima di lui, non si trovava solo la Madonna dei Garofani, che vediamo a sinistra, ma anche una serie di altri dipinti di eccezionale importanza. In basso vediamo la pala d'altare con il Cristo crocifisso di Guido Reni. E sulla destra vediamo quello che è forse uno dei più eccezionali dipinti passati in mani private nella storia, il Festino degli Dei di Giovanni Bellini con ritocchi di Tiziano, anticamente custodito e commissionato da Alfonso d'Este per il suo Camerino delle Pitture nel Castello di Ferrara, che passò successivamente sul mercato romano e che si trova attualmente alla National Gallery di Washington. Mostro questa immagine perché subito dopo ne devo mostrare un'altra. La foto purtroppo in bianco e nero che vediamo a sinistra è infatti una copia eseguita da Vincenzo Camuccini e tuttora custodita presso i suoi eredi del dipinto originale di Giovanni Bellini che vediamo a destra. Questo pone ovviamente un certo dilemma. Vincenzo, che era pittore ma aveva anche competenze tecniche sul restauro e la conservazione delle opere d'arte, aveva infatti tutte le caratteristiche, tutte le capacità per eseguire delle copie quasi perfette di dipinti antichi. E la parola che mi sono trattenuto dal dire fino a questo momento è ovviamente la parola falso. Vincenzo avrebbe avuto tutte le possibilità di realizzare un falso, una falsa Madonna dei Garofani, e difatti molti dei detrattori che non ritengono essere il dipinto di Londra l'originale di Raffaello, ritengono che si tratti di una copia di altissima qualità eseguita però da Vincenzo Camuccini. Per quale motivo è così importante verificare se il dipinto di Alnwick Castle è o non è un originale di Raffaello? Perché nel 2004, in seguito a una sottoscrizione di fondi pubblica del popolo britannico, l'opera è stata acquistata dalla National Gallery e quindi nel momento in cui viene speso del denaro pubblico è molto importante essere sicuri che quello che si è comprato è effettivamente un Raffaello. E qui entra in gioco la seconda parte, diciamo più interessante, di questa presentazione, di questa indagine. La Madonna dei Candelabri, scusate, la Madonna dei Garofani, infatti, come vi ho detto, esiste, era nota fino alla riscoperta nel 1991, grazie a numerose copie. Qui ve ne ho raccolte alcune,
anche per dar conto della complessità di materiali manufatti con cui si deve confrontare nel corso del suo lavoro lo storico dell'arte, vediamo in alto a sinistra l'originale, il dipinto di Brescia è in basso il terzo da sinistra, ma vediamo anche intorno una serie di repliche, tutte della stessa dimensione, di qualità diversa, ma tutte appunto riferite alla stessa composizione. Ed è stato appurato nel 2009, in un catalogo che è stato compilato nel 2009, che esistono perlomeno 125 copie antiche, realizzate tra la fine del Cinquecento e l'Ottocento, della Madonna dei Garofani. Si tratta quindi di un enorme corpus di materiale che diventa molto importante nel momento in cui si vuole verificare l'effettiva originalità del pezzo della National Gallery di Londra. È il caso di dire, non è un'opinione solo mia, ma di chi si è occupato anche prima di me di questo argomento, la versione di Brescia è quasi certamente la più antica ed è senz'altro la copia più bella tra tutte queste 125. Questo la pone in una posizione particolare perché dal momento che non abbiamo informazioni antiche sull'originale dipinto di Londra, lo studio delle copie, in particolare delle copie antiche come quello di Brescia, la sua provenienza, le sue circostanze in cui, le circostanze in cui fu eseguita, ci permettono forse di avvicinarci alla verità relativa al dipinto londinese. È significativo dell'importanza che un tempo e che avevano e che oggi non hanno più all'interno del mercato storico-artistico, è significativo, dicevo, che le più antiche testimonianze relative alla composizione di una Madonna dei Garofani di Raffaello non siano relative al dipinto oggi ritenuto autografo, ma alle sue copie. In particolare, infatti, in un inventario romano relativo ai beni di un non meglio specificato membro della famiglia Aldobrandini, un inventario compilato all'incirca tra il 1622 e il 1638, viene descritto un quadretto ove è dipinta una Madonna con il bambino Gesù che sta sedente sopra un coscino bianco e vuol pigliare un ramo dei garofoli che tiene la Madonna nelle mani, viene da Raffaello, siamo sicuri si tratti della nostra composizione, copiata da Archita Ricci da Urbino, con cornice tutte dorate. È molto raro avere all'interno di un documento il nome del copista. In questo caso, questo testo antico ci dice che approssimativamente verso il 1630-40 a Roma, nelle proprietà della famiglia Aldobrandini, si trovava una copia antica della Madonna dei Garofani eseguita da questo pittore Archita Ricci di Urbino. Ed è estremamente interessante poi andare a ricostruire le vicende di questo altrimenti sconosciuto pittore Urbinate che si trasferì a Roma nel 1611 e che entrò a servizio del signore che vediamo sulla destra, cioè il cardinal Scipione Caffarelli Borghese, perché effettivamente, ricontrollando i libri di conti di casa Borghese, è possibile riscontrare che nel 1611, quindi lo stesso anno in cui arriva a Roma, Archita Ricci riceve un saldo di pagamento di 30 scudi per una copia di un quadretto di Raffaello che il cardinal Borghese aveva fatto eseguire per donarlo a Sua Santità, cioè a suo zio, Papa Paolo V Borghese. Non abbiamo una certezza matematica, ovviamente, che questa nota di pagamento sia riferita allo stesso dipinto che poi compare in collezione Aldobrandini, ma la cosa è estremamente probabile. Se così fosse, potremmo portare indietro le lancette dell'orologio e determinare che nel 1611 a Roma, nel contesto delle collezioni del cardinal Borghese, il pittore Archita Ricci da Urbino esegue una copia della Madonna dei Garofani di Raffaello. Perché si tratta di un'informazione interessante? Archita Ricci non era un artista, di grande prestigio. Qui ho messo due immagini di due opere attribuite, ma, non con sicurezza a lui, che il cardinale gli aveva commissionato. Sono i ritratti di un ambasciatore giapponese e il ritratto dell'ambasciatore turco. Era un pittore che veniva usato per impieghi secondari, il cardinal Scipione gli fece dipingere un clavicembalo, una stanza affrescata, gli faceva restaurare i quadri antichi e appunto gli faceva copiare dipinti importanti della sua collezione o dipinti anche di altre collezioni di cui desiderava possedere una copia. È interessante però che il contesto in cui fa la sua comparsa, probabilmente per la prima volta, la Madonna dei Garofani, sia quello della collezione del cardinal Borghese, che era, tra le altre cose, anche il più importante collezionista di dipinti di Raffaello nella Roma dell'epoca e potremmo dire uno dei più importanti collezionisti di tutto il Seicento. Questi sono, vedete sulla sinistra, sei dipinti di Raffaello, tranne quello in basso a destra che oggi è ritenuto una replica di scuola, che
che appartennero al cardinal Borghese. Il più famoso è sicuramente la deposizione Borghese, tuttora custodita a Villa Borghese, che il cardinale addirittura fece rubare ai cittadini di Perugia per poter arricchire la sua raccolta. Ma riconosciamo anche il ritratto di Giulio II della National Gallery, la Madonna del Velo di Chantilly, le Tre Grazie sempre a Chantilly e il loro pendant, il Sogno dei Cavalieri, custodito alla National Gallery di Londra. Insomma, uno straordinario interesse per l'opera di Raffaello. Se questo è effettivamente il contesto in cui la più antica copia nota della Madonna dei Garofani fa la sua comparsa, ecco, possiamo dire che si tratta di un contesto significativo, che ci fa supporre che il dipinto si trovasse o a Roma, dove Archita poteva copiarlo, o forse, dal momento che il pittore era arrivato proprio in quel momento dalla corte di Urbino, dove era stato attivo fino a quel momento, da Urbino. Su questo lasciamo per il momento un punto di domanda. La corte di Urbino però ritorna, per così dire, esce dalla porta per rientrare dalla finestra nella seconda testimonianza inventariale relativa alla Madonna dei Garofani. Una testimonianza nella quale di recente si è voluta riconoscere la più antica testimonianza relativa al dipinto originale di Londra. Non ne possiamo essere sicuri, ma sembra effettivamente l'ipotesi più probabile. La testimonianza, che è data al 1644, è relativa all'inventario di un altro importante collezionista romano, il cardinale Antonio Barberini, che vediamo sulla destra, ritratto dal pittore pesarese Simone Cantarini, un altro grande collezionista che possedeva, lo vediamo in basso, straordinari dipinti, tra cui la Santa Caterina di Caravaggio, il Suonatore di liuto, oggi in collezione privata, e due dipinti che vediamo in alto, che sono appunto ancora oggi note come Tavole Barberini. Perché è interessante che questa altra versione della Madonna dei Garofani compaia proprio all'interno dell'inventario del cardinal Barberini? Perché il cardinale Barberini, che era una persona, potremmo dire, poco raccomandabile, lo vediamo dal suo ritratto, ma anche dalle sue azioni, era stato l'inviato che il Papa aveva mandato a Urbino nel 1631 per sovrintendere alla devoluzione del ducato. L'ultimo duca di Urbino era morto. Senza eredi, il Papa riprendeva possesso del territorio del Ducato di Urbino e quello che in realtà Antonio era andato a fare era stato assicurarsi che le famose, le importanti raccolte di dipinti dei duchi di Urbino, che comprendevano opere di Tiziano, di Raffaello, di Piero della Francesca, finissero a Roma nella collezione del Papa. Questo non fu possibile perché sagacemente il Duca di Urbino aveva già stabilito che i dipinti andassero in eredità alla sua ultima erede in vita, Vittoria, che finirono poi ai Medici di Firenze e sono oggi conservati alle Gallerie degli Uffizi. Il cardinale però fece essenzialmente razzia di tutto quello che era rimasto, in particolare rubò le due tavole appunto Barberini e rubò anche, ed è un dettaglio di un tasto dolente, per così dire, nella storia del collezionismo seicentesco, rubò metà dei dipinti che decoravano il famoso studiolo di Federico da Montefeltro, che poi dalla collezione Barberini presero altre vie e sono oggi, come vedete nella foto in basso, esposti al Museo del Louvre, lasciando dei buchi vuoti colmati con delle fotografie all'interno dello studiolo di Federico da Montefeltro. Quindi un collezionista molto rapace, ecco, non sorprende, non è impossibile che tra i vari dipinti razziati Urbino ci fosse anche o l'originale della Madonna dei Garofani o una copia antica. Ancora una volta su questo torneremo in un secondo momento. Vediamo quindi che la presenza di queste copie antiche della Madonna dei Garofani, testimoniate dagli inventari, descritte all'interno delle collezioni dei più importanti cardinali e collezionisti romani del Seicento, ritorna con una certa frequenza. E quindi è arrivato il momento di affrontare più da vicino l'essenza di queste copie antiche. Che cosa intendiamo esattamente per una copia antica del dipinto di Raffaello? Qui, nell'immagine che vedete, ho raccolto le fotografie delle quattro copie antiche di maggior qualità, della Madonna dei Garofani. Sulla sinistra vedete l'esemplare di Brescia, con il suo verso in basso. Segue poi un esemplare di altissima qualità, anche questo custodito alla Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma. L'esemplare in bianco e nero è quello del Louvre, e invece quello sulla destra appartiene a una collezione privata tedesca. Si tratta di opere tutte probabilmente eseguite tra la metà del Cinquecento e l'inizio del secolo successivo, come testimonia l'invecchiamento del supporto che possiamo apprezzare nelle foto in basso. Si tratta di copie omodimensionali rispetto all'originale, che lo seguono in ogni dettaglio, tutte eseguite su legno e con la pittura a olio.
Quindi si tratta di dipinti che sono stati veramente fatti per imitare in tutto e per tutto il dipinto originale oggi a Londra. Se mettiamo a confronto dei dettagli ingranditi, in questo caso del volto della Vergine, possiamo riconoscere che questi copisti erano anche artisti di grande levatura e importanza. In alto a sinistra vediamo il dipinto originale di Londra, sulla destra la bellissima copia della Pinacoteca Tosio Martinengo, in basso l'esemplare romano. E a destra, in basso, l'esemplare di collezione privata. Vediamo che nonostante nessuno dei tre anonimi copisti sia riuscito a raggiungere l'altissima qualità dell'esemplare di Raffaello, non si tratta di pittori poco bravi, si tratta di artisti che si sono impegnati per rifare, nel limite delle loro possibilità, il dipinto di Raffaello. Come hanno fatto a eseguire delle opere così perfette? Le indagini diagnostiche ci raccontano, degli estratti da un mondo poco noto, quello della produzione di copie, e che però è estremamente importante per capire certi schemi collezionistici all'interno, delle vicende della Madonna dei Garofani. Qui vedete due ingrandimenti in bianco e nero del dipinto della copia della Madonna dei Garofani custodita al Louvre, e riconoscete bene sia nella foto di sinistra che nella foto di destra, dove sono stati evidenziati con delle linee rosse, la presenza di segni incisi che si possono vedere sul supporto. L'artista, cioè, cosa ha fatto? Ha eseguito un lucido del dipinto che doveva copiare, possiamo presupporre l'originale della Madonna dei Garofani, l'ha poi ricalcato con una punta metallica sullo strato preparatorio del dipinto che doveva eseguire, e ha in questo modo duplicato, per così dire, in maniera meccanica, le forme e le proporzioni del dipinto originale. È molto interessante che questa procedura, appunto, di duplicazione sia poi avvenuta in tutte e quattro le copie che vi ho mostrato, che sono appunto quelle di maggior qualità tra le 125 copie di cui avevamo parlato prima. Qui vediamo in particolare due ingrandimenti del dipinto di Palazzo Barberini a Roma, un'altra copia appunto della Madonna dei Garofani, e riconosciamo effettivamente la presenza di questi segni incisi con cui l'anonimo copista ha duplicato il dipinto di Raffaello. E quindi è arrivato il momento di chiederci: ma in che condizioni abbiamo delle testimonianze che ci permettano di sapere come avvenivano e perché l'esecuzione, come avveniva l'esecuzione di queste copie antiche? Ovviamente, trattandosi di copie, è molto difficile trovare delle fonti e delle descrizioni che ne parlino diffusamente. C'è però un'eccezione, in questo caso il carteggio dell'ultimo duca di Urbino, Francesco Maria II della Rovere, che in uno scambio di lettere con il suo ambasciatore a Roma, Baldo Falcucci, ci dà proprio dei dettagli molto importanti per capire come l'esecuzione di queste copie avvenisse. Nel novembre, del 1581, Francesco Maria II scrive all'ambasciatore: «Non avendo mandato copie di quadri di Raffaello, se ben vi ricorderete, ma bensì dell'opere sue stesse, quando se ne potesse avere, come ci accennaste, e se ne sarebbero trovate». Cosa sta dicendo cioè il duca? Non voglio che tu mi compri delle copie, voglio piuttosto degli originali. Io sono il duca di Urbino e quindi non mi interessano delle copie di dipinti di Raffaello. Se li trovi, vorrei comprare dei dipinti originali. Questa è, per così dire, la facciata pubblica del duca di Urbino, quella in cui deve dimostrare di essere un collezionista tanto raffinato da poter pretendere, come Urbinate del resto, di volere degli originali di Raffaello. Se però andiamo a leggere le altre lettere, scopriamo che esattamente un anno prima, nel marzo del 1580, il duca aveva scritto allo stesso ambasciatore chiedendogli un elenco dei migliori pittori di Roma e tra questi di segnalargli quali avrebbero potuto essere disposti a eseguire delle copie da dei dipinti di Raffaello, perché doveva farne dono a un suo amico che era un buon conoscitore di pitture e non potendogli regalare ovviamente gli originali, voleva far eseguire delle copie di alta qualità. Tra i nomi che l'ambasciatore gli suggerisce ce ne sono anche alcuni importanti, famosi: Scipione da Gaeta, cioè Scipione Pulzone, che era il pittore forse più in voga nella Roma del 1580-90, ma anche un altro artista di Urbino, Federico Zuccheri, che si propone molto volentieri di eseguire delle copie di dipinti di Raffaello per il duca. All'interno di questo carteggio, l'elemento che emerge con maggiore consistenza è il fatto che il duca si raccomanda che le copie non devono essere eseguite sulla base di un disegno o del ricordo del pittore, ma che è necessario chiedere ai proprietari dei dipinti originali di prestare le loro opere di Raffaello affinché, cito, il pittore possa lavorare con maggiore comodità.
Questa comodità non è ovviamente uno scrupolo nei confronti dell'artista, ma si tratta proprio dell'esigenza messa nero su bianco dal Duca che la replica fosse perfetta. Il copista deve lavorare in presenza del dipinto originale, perché solo così potrà moltiplicarlo, replicarlo, copiarlo in tutte le sue caratteristiche. Non si tratta cioè soltanto di moltiplicare un'immagine, come potremmo fare facendone un disegno o una copia di minor impegno, si tratta proprio di duplicare un oggetto. Se devo copiare la Madonna dei Garofani di Raffaello, non devo fare soltanto, ad esempio, una copia su tela. Prendo una tavola, faccio il disegno a punta metallica in cui copio fedelmente i contorni e poi mi sforzo di replicare, per quanto mi è possibile, la consistenza stessa della pittura, il suo colore, l'andamento della pennellata. Sto proprio eseguendo non tanto una copia quanto un duplicato. E i collezionisti di fine Cinquecento, come appunto Francesco Maria II della Rovere, e i vari cardinali romani che possedevano, abbiamo visto, delle copie della Madonna dei Garofani, erano perfettamente in grado di leggere queste caratteristiche. Le copie quindi non erano oggetti di secondario valore, venivano affidate, come abbiamo visto, anche degli artisti di grido, addirittura potevano costare quasi quanto degli originali antichi. Si trattava quindi di oggetti estremamente preziosi e che solo oggi, in età moderna, un'età in cui siamo più romanticamente innamorati della versione originale, solo oggi appunto queste copie hanno assunto un rango inferiore, perché nel momento in cui ci viene presentata una copia si dice: beh, a questo punto però preferisco vedere l'originale. Nel 500, nel 600, quando era più difficile spostarsi ed era anche più difficile identificare con certezza se un'opera fosse o meno della mano di Raffaello, le copie avevano un rango molto più importante. Se andiamo infatti a vedere la vicenda collezionistica del dipinto di Brescia, ci accorgiamo che anche qui ci sono degli elementi di grande interesse che testimoniano come non si trattasse di un dipinto di serie B, per così dire, ma fosse anzi considerata un'opera eccezionalmente importante. Il dipinto arrivò a Brescia nel 1821, comprato dal collezionista Paolo Tosio, che vediamo ritratto sulla destra, e che poi, come è noto, cedette le proprie collezioni per la costituzione di quella che è oggi la Pinacoteca Tosio Martinengo. Il dipinto era stato però comprato tra il 1819 e il 1821 non a Brescia, bensì a Pesaro, nelle Marche, e proveniva dalle raccolte di una nobile ma impoverita famiglia pesarese, quella dei Barzi Mosca, che aveva necessità di denaro e aveva quindi deciso di liberarsi di tre opere delle sue collezioni. Queste tre opere le vediamo qui, sono appunto la copia, oggi sappiamo essere una copia, della Madonna dei Garofani, l'autentico Raffaello del Cristo Redentore e una deliziosa Madonna del Rosario di Simone Cantarini. Il conte Tosio decise di acquistare questi dipinti perché è convinto della loro importanza, autenticità e bellezza, ma questa informazione ci dà anche uno spunto ulteriore. Sappiamo cioè che la copia antica della Madonna dei Garofani aveva anche in questo caso una provenienza marchigiana. Non abbiamo informazioni direttamente relative al dipinto della Madonna dei Garofani, sappiamo però che il Cristo Redentore, che si qualifica da subito come il pezzo più importante della transazione, viaggiava accompagnato da una lettera nella quale la famiglia Mosca dichiarava che era stato comperato sul mercato antiquario pesarese verso il 1770 e che doveva essere tenuto in particolare considerazione perché era stato commissionato dalla casa antica. Queste parole sono sibilline, il documento ci è giunto solo in trascrizione, non siamo sicuri dell'interpretazione delle parole. Tra le varie ipotesi è stato suggerito che per casa antica bisogna intendere il palazzo ducale di Urbino e quindi la casa dei Montefeltro della Rovere. Il dipinto, cioè, proverrebbe direttamente dalle collezioni dei duchi di Urbino. Questo ovviamente vale per il Cristo Redentore, ma vista la natura chiusa e locale del mercato antiquario pesarese, sembra possibile ipotizzare che anche gli altri due dipinti, cioè il dipinto di Cantarini, che era un pittore pesarese e quindi l'aveva eseguito in loco, ma anche la Madonna dei Garofani di Brescia, potessero provenire da un contesto pesarese o urbinate. Ancora una volta ci dobbiamo confrontare con degli inventari che purtroppo ci dicono meno di quello che vorremmo sapere. È però un fatto che il 15 aprile 1599, in un inventario dei beni dei Della Rovere nel Palazzo Ducale di Urbino,
Viene descritto, cito, un quadretto piccolo di una Madonna con il putto in braccio dipinta in tavola, fermata dentro un pezzo di tavola d'abete, che un successivo inventario del 1623-24 precisa essere il quadretto di una Madonna copiato da Raffaello. Ovviamente non possiamo essere sicuri che si tratti dello stesso dipinto oggi a Brescia, né tantomeno che il soggetto dell'opera fosse la Madonna dei Garofani. Esistono svariate Madonne in tavola da Raffaello. Si tratta di un ulteriore punto di domanda che dobbiamo aggiungere, per così dire, ai nostri interrogativi circa l'originaria fonte e provenienza sia delle copie che del dipinto originale di Londra. C'è però un'ulteriore testimonianza, anch'essa assai sibillina, che sembra far ipotizzare che il dipinto di Londra della Madonna dei Garofani, o forse la versione di Brescia, o forse un'ulteriore copia antica della quale non abbiamo ulteriori informazioni, si trovasse a Urbino, o forse anche a Roma, in un'età estremamente precoce, cioè tra il 1550 e il 1560. L'immagine che vedete sulla sinistra è un piccolo disegno a pietra rossa, alto appena una dozzina di centimetri, che è stato schizzato, disegnato da un grande artista del Cinquecento italiano, che è Federico Barocci. Non è difficile riconoscere che si tratta di una copia, eseguita tra l'altro in scala 1 a 1, quindi nelle stesse dimensioni, di un dettaglio della Madonna dei Garofani di Raffaello, o possiamo pensare di una sua copia, chissà, forse anche della copia di Brescia. Perché si tratta di un'informazione importante? Perché questo disegno non è un pezzo singolo, ma costituisce la pagina di un taccuino di schizzi che Barocci aveva eseguito probabilmente durante i suoi viaggi di formazione giovanile tra Urbino e Roma, tra il 1560 e il 1550. Abbiamo quindi una datazione molto precoce, in cui sappiamo che Barocci si trovò a confrontarsi con questo dipinto della Madonna dei Garofani, e si tratta di un'informazione di non poco conto, perché sappiamo ad esempio che Barocci, durante la sua gioventù, quindi negli stessi anni in cui ha eseguito questo disegno, veniva pagato dal duca di Urbino per eseguire una serie, anche qui, di copie di dipinti della sua collezione. In particolare è sopravvissuta una nota di pagamento relativa a un quadretto di Tiziano che Barocci prende in prestito dalle raccolte dei duchi di Urbino, duplica e poi dona, appunto, restituendo l'originale e la sua copia, allo stesso duca di Urbino. Ci troviamo quindi di fronte di nuovo a un artista molto grande, molto importante, molto famoso, che sappiamo aver eseguito delle copie antiche e che in questo caso si confrontò in almeno un'occasione, come testimoniato dal disegno, con una versione, non sappiamo quale, della Madonna dei Garofani. Non lo fece, non si tratta di un caso singolo, un ulteriore disegno che sta a Berlino, al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, che vedete in basso a sinistra, sembra replicare, anche se in maniera meno fedele, un dettaglio della Madonna Aldo Brandini, sempre di Raffaello. Sappiamo quindi che Barocci aveva un interesse speciale, particolare per questi dipinti. E è possibile chiederci, anche se purtroppo non è possibile dare una risposta, se nell'ambito, nelle circostanze di questo interesse, avesse effettivamente potuto studiare o eventualmente anche eseguire una copia della Madonna, dei Garofani. Sicuramente la disegnò, come vediamo appunto in alto a destra. Per chiudere, diciamo, questa puntata baroccesca, possiamo effettivamente ipotizzare, trovare dei legami che purtroppo, devono rimanere nel campo delle ipotesi, non è possibile stringere con dei documenti le nostre suggestioni. Bisogna però osservare che effettivamente, confrontando la composizione della Madonna dei Garofani con quella di un dipinto che Barocci esegue tra il 1573 e 74, ed è la Madonna del Gatto, custodita tra l'altro sempre alla National Gallery di Londra, ecco, sembra che Barocci, senza copiare ovviamente la composizione di Raffaello, provi in qualche modo a citarla o a rendere un omaggio, per così dire, alla composizione del suo grande conterraneo. Al di là della corrispondenza tra la tenda verde sulla sinistra e la presenza di uno scorcio paesaggistico sullo sfondo, al di là della presenza di colori simili, l'uso appunto di questo verde in rapporto con il giallo e con il blu e con il rosa, esistono effettivamente una serie di dettagli che possiamo confrontare, in particolare relativi al velo e alla concettura della Vergine, in cui sembra, non possiamo saperlo con certezza, ma sembra che Barocci avesse perlomeno in mente l'esemplare, il prototipo di Raffaello.
E questo ci porta a interrogarci ancora una volta sull'origine, sulle circostanze originali di creazione del dipinto che oggi si trova all'onda della Madonna dei Garofani. Non sappiamo infatti quando fu creato o perché. La critica l'ha concordemente datato tra il 1506 e il 1508, ma proprio di recente, in un articolo uscito meno di un anno fa, è stata definitivamente dimostrata l'infondatezza di un antico ricordo che era stato messo in giro da Vincenzo Camuccini e da Pietro Camuccini, secondo cui l'opera era stata comprata dai Camuccini in Francia e aveva un'originale provenienza dalla famiglia Oddi di Perugia, la stessa famiglia che, ricordiamolo, aveva commissionato la già mostrata Deposizione Borghese. Vincenzo Camuccini cosa stava facendo? Stava accreditando il suo dipinto, conferendogli una provenienza molto prestigiosa. Gli Oddi erano stati committenti a più riprese del giovane Raffaello, e quindi dire che il dipinto proveniva da Perugia ed era stato commissionato dagli Oddi equivaleva a consolidare la sua importanza e il suo prestigio. Sappiamo che questo aneddoto, questo racconto era falso, era stato probabilmente fabbricato ad arte in occasione della vendita al Duca di Northumberland del dipinto, e questo lascia un enorme buco all'interno delle nostre conoscenze. Se la Madonna dei Garofani non era stata fatta per gli Oddi, chi allora l'aveva commissionata e perché? E soprattutto, per quale motivo essa si caratterizza all'interno dell'opera di Raffaello per queste caratteristiche di minuzia e di esecuzione quasi calligrafica che sembrano ricordare un dipinto fiammingo, più che le coeve Madonne eseguite a Firenze dallo stesso Raffaello. Qui ci allontaniamo appunto dal campo delle conoscenze acquisite e rientriamo in quello delle ipotesi o forse anche delle fantasie. È però difficile non notare la corrispondenza tra la Madonna dei Garofani, appunto nella sua versione di Londra, e due Madonne che vengono descritte da grande biografo degli artisti del Cinquecento, Giorgio Vasari, che vengono descritte in possesso del duca di Urbino, Guidobaldo della Rovere. Vasari visita la corte di Urbino e scrive appunto nelle vite, nella biografia di Raffaello di Urbino, questa descrizione. Fu forzato Raffaello a partirsi di Firenze, siamo nel 1507, e ad andare a Urbino. Per averla, essendo la madre e Giovanni suo padre morti, tutte le sue cose in abbandono. Raffaello, cioè da Firenze, deve tornare a Urbino per mettere a posto la propria eredità. Mentre che dunque dimorò in Urbino, e siamo nell'inverno del 1506-1507, fece per Guidobaldo da Montefeltro, allora capitano dei Fiorentini e duca di Urbino, due quadri di Nostra Donna, piccoli ma bellissimi e della seconda maniera, i quali sono oggi appresso lo illustrissimo ed eccellentissimo Guidobaldo, duca d'Urbino. Fece al medesimo un quadretto di un Cristo che ora nell'orto e lontani alquanto i tre apostoli che dormono, la qual pittura è tanto finita che un minio non può essere né migliore né altrimenti. Cosa ci sta dicendo Vasari? Ci sta dicendo che Raffaello a Urbino nell'inverno 1506-1507 esegue tre dipinti di straordinaria minutezza calligrafica, tutti di piccola dimensione e appunto eseguiti come se fossero una miniatura. Due di questi, tutti su tavola, attenzione, due di questi sono due Madonne con bambino, non meglio specificate, e un altro invece è il dipinto che rappresenta un'orazione nell'orto di Cristo. Sull'orazione dell'orto possiamo essere più precisi, perché abbiamo una testimonianza d'eccezione di Pietro Bembo, il grande letterato appunto veneziano, che in una lettera del 6 maggio 1507 descrive proprio Raffaello intento eseguire il dipinto dell'orazione dell'orto e ancora una volta specifica che il lavoro è, cito, sottile e minuto molto, cioè ci sta dicendo che Raffaello stava eseguendo dei dipinti come se fossero delle piccole miniature. Ci sono ovviamente altre Madonne di Raffaello che potrebbero candidarsi a essere le due descritte da Vasari ed eseguite verso il 1507. Non abbiamo modo di sapere con precisione se la Madonna di cui abbiamo parlato potesse effettivamente essere la Madonna dei Garofani. Ci sono però degli elementi che ci spingono a tenere aperta questa possibilità. Innanzitutto la datazione 1506-1508, che coincide con la data 1507 in cui Raffaello avrebbe eseguito queste due Madonne.
Il soggetto, ovviamente, la tecnica e il supporto, un dipinto su tavola rappresentante la Madonna di piccole dimensioni. Ma soprattutto, quello che ci spinge a tenere in considerazione queste ipotesi è il fatto che in tutte le vicende che abbiamo ricostruito delle varie copie, Archita Ricci, Federico Barocci, le copie per il Duca di Urbino, l'unico pattern comune che sembra emergere da tutte queste testimonianze è effettivamente quello che indica che punta la direzione di Urbino. Lo stesso esemplare di Brescia, che qui vediamo appunto sulla destra, ha addirittura un'antica provenienza pesarese, forse urbinate, e quindi potrebbe essere, perché no, una copia eseguita nel contesto della corte ducale a partire da un originale che effettivamente lì si conservava. Possiamo poi ricordare appunto che Antonio Barberini, che nella Roma del 1644 era in possesso di una Madonna dei Garofani, che probabilmente corrisponde con il dipinto oggi a Londra, ecco, Antonio Barberini era stato proprio l'incaricato di depredare il Palazzo Ducale di Urbino di quei dipinti che erano rimasti dopo la morte dell'ultimo duca. E come ultimo dettaglio, occorre far caso al fatto che, come emerge molto bene dal confronto delle immagini che abbiamo davanti, a differenza di tutte le altre Madonne giovanili eseguite da Raffaello, la Madonna dei Garofani non è vestita di rosso e blu, che sono i colori canonici per raffigurarla, ma è vestita con due colori molto specifici, il giallo del mantello e il blu appunto della gonna che possiamo vedere. Lo vediamo sia nell'originale che nel dipinto di Brescia. Il giallo e il blu sono i colori araldici di casa Montefeltro. E non era insolito, lo fece anche Raffaello in almeno un'occasione, inserire all'interno di un dipinto fatto per un importante committente i suoi colori araldici, che ne erano appunto la rappresentazione più immediata. Ovviamente si tratta di ipotesi, che devono rimanere tali fino a quando non ci saranno delle informazioni più cospicue. Non sembra però, inappropriato appunto proporre, l'idea che questo dipinto, la Madonna dei Garofani, avesse un'originaria provenienza urbinate, che fosse copiato appunto sia in un contesto romano seicentesco che in un contesto urbinate cinquecentesco, che addirittura coinvolse probabilmente un altro grande artista come Federico Barocci. E se vogliamo provare a trarre una piccola morale, per così dire, da questo racconto, che appunto ha giocato su due campi diversi, il dipinto originale di Londra che vedete a sinistra e la sua versione bresciana che vedete a destra, è che lo studio dei dipinti antichi, soprattutto quando si tratta di dipinti di questa importanza, deve anche essere in grado di confrontarsi con oggetti meno celebri, meno noti, come sono le copie. Se avessimo affrontato la vicenda del dipinto di Londra senza considerare i dati che possiamo ricavare dalla sua versione bresciana, forse ci saremmo appunto persi delle occasioni di indagine, degli interrogativi. È quindi molto utile considerare all'interno dello studio storico-artistico tanto gli originali che le copie, e questo è quello che tutti noi possiamo poi apprezzare, su cui possiamo riflettere quando passeggiando, quando sarà possibile, nelle bellissime sale della Pinacoteca Tosio Martinengo, avremo la possibilità di vedere questo straordinario dipinto che è la copia antica, forse urbinate, della Madonna dei Garofani di Raffaello.